Ciao Cadabrini! Io ho cominciato con Mattarella prendendoli in giro, però Mattarella è un grande! Il Sole 24 Ore aveva scritto: Mattarella, la strategia dell'arbitro sblocca la partita. Io l'ho sempre pensato come un presidente noioso, una mummia in un sarcofago. E invece, cazzo, quando si pensava di essere arrivati a un momento morto, lui ha tirato fuori il governo di tregua. Li ha stanati tutti. Fingere di fare lui un governo per far fare il governo agli altri. È stata una magia alla Ronaldo. Per una finta del genere nel calcio ti danno il pallone d'oro. E diciamolo, Mattarella ha tirato fuori i coglioni. Di Maio e Salvini. I coglioni di loro, i due assi di Mattarella, l'erede all'epoca di Grillo e l'erede di Bossi, il cravattato e il felpato, l'avellinese e il Napoli merda. Nella vita non avremmo mai immaginato di finire nelle mani di quei due lì. Però io, come comico satirico, sono contento perché ho un sacco di materiale di cui parlare. Però, ahimè, il vero danno l'ha subito l'Italia. Basta solo pensare nel momento che sono stati messi al potere Di Maio e Salvini come è aumentato lo spread. Il Sole 24 Ore aveva scritto: Governo Lega Movimento 5 Stelle crea tensioni con spread a 140. In una settimana lo spread era salito di 20 punti. Manco avessimo dichiarato la guerra alla NATO. E magari cagato anche sul tavolo dell'ONU. E da quel momento, difatti, per indicare l'Italia, dicono quel paese povero a ovest della Grecia. Ma il fatto di farci diventare poveri è stata una mossa di Salvini per contrastare l'immigrazione. Torneranno tutti in Africa per cercare la fortuna. E chi è che aveva scritto il contratto di quel governo? Allora, Vincenzo Spadafora, Laura Castelli, Alfonso Bonafede, Rocco Casalino, Giancarlo Giorgetti, Claudio Borghi Aquilini, Armando Siri, Gianmarco Centinaio e Roberto Calderoli. Erano divisi in due. Da una parte quelli che sapevano scrivere e dall'altra quelli che sapevano leggere. Per la Lega Calderoli, per il Movimento 5 Stelle Casalino. Uno ha fatto il Porcellum, l'altro ha fatto il Grande Fratello. E manco l'ha vinto, tra l'altro. E questo solo per dire come eravamo messi. Come esperto della Lega hanno portato Armando Siri. Ne ho parlato due puntate fa di lui. Se volete farvi del male, mettete pausa e andate a rivedere cosa ho detto di Siri due puntate fa. Magari cliccate anche un mi piace e se vi avanza tempo e un po' di umanità, iscrivetevi pure al canale. Comunque, Siri è quello che ha patteggiato a 1 anno e 8 mesi per bancarotta fraudolenta. Con delle credenziali così, credo che fosse lì per prendere il posto di Padoan. Però me lo vedrei bene anche al posto di Draghi, per la BCE, la famosa Banca Centrale Europea. Però quella gente aveva trovato un accordo. TGCom 24 aveva scritto: Governo Movimento 5 Stelle Lega, c'è base contratto. Avevano trovato la base del contratto. Bene, no? Si erano già messi d'accordo per la flat tax, reddito di cittadinanza e l'abolizione della Fornero. Quindi dovevamo stare tranquilli. Tutto quello per far esplodere il debito pubblico come una supernova c'era. Fatto ciò, dovevano decidere chi doveva ricoprire il ruolo di premier. Si parlava già da tempo di una staffetta composta da Di Maio e Salvini. E non era male come idea, ma solo se funzionava così. Un po' governavano loro il paese e un po' ce ne andavamo noi italiani da questo paese. Però erano destinati a governare insieme.
Lega e Movimento 5 Stelle. Lo stesso Grillo aveva già previsto tutto. Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del paese. Beppe Grillo.